Cari amici, buongiorno, buon fine settimana e ben ritrovati soprattutto a me e anche a voi. In questo video oggi parliamo, come vedete, della locandina del video odierno, della locanda del giullare, il ristorante Trani, dove faccio una piccola premessa, luogo ovviamente di cucina, quindi uno scambio di condivisione anche di cultura, per carità. E diciamo che è un ristorante sociale ed inclusivo, quindi infatti è unito sia all'aspetto professionale che anche quello artistico, grazie alla direzione di Marco Colonna, protagonista insieme ai ragazzi del Centro Jobel, e quindi giullare di tantissime opere teatrali portate in giro per la Puglia e anche per l'Italia. Detto questo, un mio nuovo capitolo di vita formativa, chiamiamola in questa maniera, parte proprio da qui, dove grazie a tutti coloro che mi hanno permesso e che mi permetteranno di fare questo percorso formativo. Quindi mi metterò in gioco con quelle che potrebbero essere le mie abilità in sala o in cucina, reduce anche da diverse esperienze presso il bar Caffè Corsaro Trani dal Dipartimento. E quindi per me sarà molto importante, ringrazio, ho detto, tutti coloro che mi hanno permesso, mi permetteranno questa nuova scoperta all'interno della mia vita, lavorativa, professionale, formativa. Ovviamente, come si dice, quando si è in età con la carta d'identità green, verde, giovanile, bisogna sfruttare più possibilità possibili. È ovvio che diciamo poi bisogna capire bene quali siano i punti a proprio favore. Spero ovviamente di non deludere me stesso e chi mi ha sempre sostenuto nelle mie scelte, dai miei familiari ai miei amici o anche educatori, referenti. Voglio sentitamente ringraziare Cinzia Angarano, Marco Bentasuglia, Vanna Capurso e quindi tutti i responsabili del Centro Jobel e Locanda del Giullare. Quindi io ci proverò. Ovviamente, indipendentemente da questo, vi invito sentitamente a provare un pranzo o una cena, anche per un evento, un compleanno, un onomastico, perché sicuramente non ve ne pentirete. Rimarrete soddisfatti, felici e contenti, ovviamente anche sazi dopo il pranzo, perché no, è una cucina creativa, innovativa, fantasiosa, senza
cercando al massimo di non sprecare niente, perché sappiamo all'interno di una cucina magari ci può essere quel pensiero un po' malizioso, diciamo, di sprecare il cibo, quindi che è un peccato, visto appunto anche il prezzo di acquisto dello stesso cibo. Bene, io vi invito quindi a rimanere sintonizzati sui miei canali social, per voi sapete, condivido le mie esperienze, i miei momenti. Ci vediamo alle prossime occasioni, quindi viva il Centro Giobel, viva il giullare, viva la locanda del giullare, alla prossima, ciao!